Ciao a tutti, eccoci qua, siamo di nuovo in trasmissione, in diretta. C'è anche Ettore che si sta preparando perché è arrivato un po' in ritardo e ha avuto un po' di problemi col traffico. E ora partiamo con la trasmissione. Prima di tutto ricordiamo due cosette. Il 2 di giugno c'è l'assemblea dei soci di Radio Gamma 5, l'appuntamento, la prima convocazione alle 8.30 e la seconda alle 9.30, sabato 2 giugno. Ricordiamo che poi il 18 di maggio c'è l'assemblea dei soci, dei conduttori, aperta a tutti come sempre, e cosa importantissima su cui vi invito tutti quanti a darvi da fare, a farla conoscere, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, cioè non direttamente a Radio Gamma 5 ma tramite Salute Ambiente, perciò sul LUCUD, sulla dichiarazione di redditi, su 730, indicate nella destinazione 5 per 1000 il codice fiscale di Salute Ambiente che è il 92 17 36 60 280, e questo appunto permetterà di destinare delle risorse importanti, fondamentali e essenziali appunto per Radio Gamma 5. Vediamo che punto è Ettore. Ci sei? Ci sono. Bene. Bene, perfetto. È tutto in ordine, sì. Microfoni aperti, sì. Ci stanno ascoltando. Bene, buonasera a tutti. Come di consueto, auguro a tutti una buona serata e che Dea Reitia vi porti salute e abbondanza. E naturalmente Francesco non vi ha ricordato anche questo appuntamento che come associazione Matta Ciancia stiamo organizzando il 1° di giugno a Palazzo Moroni alle ore 21. Abbiamo un incontro con un nativo americano, il quale parlerà delle problematiche del suo popolo, un popolo che sta scomparendo per la sete, e là in quella sede esporrà tutti i problemi e gli intenti che ICIU, pianta che non muore, questo è il nome che si è dato, esporrà tutti quei problemi e vuole portare a conoscenza a chi poi interverrà questa serata, la maniera anche per cui di riuscire poi a sua volta vedere di ricavarne quegli aiuti possibili per aiutare il suo popolo. Bene, allora, 1° di giugno, ore 21, Palazzo Moroni, Sala Anziani. Questa sera volevo iniziare con delle poesie. Poesie che ho trovato tra le mie ricerche, tra i miei vari libri, che sanno di antico. Queste poesie sono state scritte da Pieralba Merlo e secondo me, per chi è amante poi della tradizione celtica e venetica, ha questi riferimenti particolari, poesie che fanno battere il cuore. La prima che ho scelto è Torneranno. Bardo, che ancora canti, voi, padri delle fate, cosa resta dei vostri oppida se non un vento leggero sulle chiome degli alberi e delle vostre foreste battute dalla pioggia e avvolte nella nebbia? Dove le vostre magie e le furiose battaglie e quel rullar di tamburi attorno al grande fuoco druidico, celti scomparsi dalla scena, nascosti dai boschi e dai secoli e dal mare del nord perennemente in tempesta. La storia continua altrove, ma dei e guerrieri, fatte e folletti alati si muovono fra cielo e terra, fra mare e boschi, accompagnati da un sussurro: torneranno, torneranno. Poi la seconda che volevo leggervi è Alesia, e poi vi spiegherò il nome e il significato di Alesia, 52 a.C. Silenziosamente emergente dalla nebbia del tempo, davanti a me Alesia, immobile l'aria, fermo il respiro, accelera il cuore il suo battito in attesa della battaglia. Vita prenderanno le nostre lance quando udranno il suono del carnix,
sulla pelle solo i nostri colori e le grida di guerra si infrangeranno sugli scudi romani e le spade tingeranno l'aria di bagliori e di sangue e all'alba del nuovo giorno in piedi davanti a Cesare e vengince Torige, vinto ma mai domo. Alesia è quella famosa città presa in riferimento dove Giulio Cesare l'ha assediata con uno stratagemma molto particolare che magari in seguito ve lo anche racconterò, e è stato nella maniera in cui poi Vengige Torige si è arreso a Giulio Cesare ed è stato prigioniero e portato a Roma e poi giustiziato da là a un mese. Bene. Poi magari se ci resta un po' di tempo verso la fine ne leggeremo delle altre, perché sono molto belle, molto significative. Beh, se non sbaglio, in quell'assedio fu anche assediato e lui combatté su due fronti, combatté verso la città e contro chi cercava di liberare la città. Sì. E riuscì a vincere in tutti i tuoi casi. Pensa che Giulio Cesare, per sconfiggere i Celti in quell'occasione, aveva costruito una seconda mura di cinta, sì, per non costringerli a scappare. Sì. Ci sono delle foto che descrivono questa battaglia. Ma tra l'altro ci fu appunto un attacco all'esterno alle sue spalle e lui si difese su tutti e due i fronti, assediando la città, impedendo di essere attaccato da altre parti. Ecco, e poi pensando anche nella pietà di Giulio Cesare, in quell'occasione Vengige Torige liberò tutti i vecchi, donne e bambini. E Giulio Cesare, vedendo questa processione di gente, per far capire che non gli fregava di meno, uccise tutti, donne, bambine, vecchi, hai capito? Per cercare di scuotere e cercare ancora di più di arrabbiare il Vengige Torige. E invece poi alla fine ha dovuto comunque soccombere perché è stato preso per fame. Avremo una telefonata insistente, cosa facciamo? La ascoltiamo. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao Ettore. Ciao. Come al solito cosento libri e poesie. Il titolo di Pieralba Merlo, che titolo è che è poesie? La spada e la rosa. La spada e la rosa è il titolo. È proprio è la spada e la rosa, museo della poesia. Poi casomai se mi chiami ti do il numero, ti do qualche riferimento più, perché è una collana di autori contemporanei dedicati alla poesia. La spada e la rosa, mi ho messo la spada e la rosa, dopo casomai quando ma ho il tuo numero di telefonino. Magari ti do il sito, ecco, dove puoi trovare i riferimenti più precisi, insomma. È la volta che passa internet, dai, Ivano. È la volta che ti munisci di internet, che è così. È la volta buona. ma comunque dai, col telefonista sentimi. Anche perché ti ricordo che c'è Google, ha messo un parecchi libri gratuitamente leggibili, scaricabili su internet. Sì, sì. Ma comunque se teniamo in contatto troverò comunque, anch'io. Ho il titolo e l'autrice, penso che in librerie... È perché Ivano è proprio un bibliofano. Lo conosco, sì. Anzi, questa è anche l'occasione, Francesco, per pubblicizzare, che secondo me è una ragazza che merita, perché sai che noi martedì mattina, 1° maggio, il comune di Battaglia Terme praticamente ci ha dato Ivano c'è qualcos'altro? Sì, no. Bene, allora niente. Bene, allora ci sentiamo. Bene, perfetto. Oppure te devo d'accordo, qualcosa di novità. Bene, d'accordo. Ciao Ivano. Dicevi appunto, sento poco sulle cuffie. Sì, senti, vede. Prova a alzare là. Ci senti? Sì, ok. Niente, dicevo che in occasione della festa dei fiori, il canale fiorito, il Comune di Battaglia Terme ci ha dato la possibilità come associazione di avere uno spazio all'interno del di canale fiorito e noi abbiamo
pubblicizzato un po' l'associazione. Ecco, in quell'occasione avevamo anche una signora che ha un negozio molto fornito di libri, che questo negozio è in Corso delle Terme, prima della gelateria Peter Pan, ed ha un negozio molto fornito di libri a Monte Grotto Terme. Ecco, questa è l'occasione proprio per Ivano, se magari è interessato. Cioè, la dea degli angeli, mi sembra che si chiami il negozio, la dea degli angeli. La dea degli angeli, esatto. Ecco, questa è proprio l'occasione per Ivano e anche per chi è appassionato poi di storia, di spiritualità. E Anna Maria ha un negozio che è fornitissimo di questi libri. Ecco, io consiglio di andarlo a visitare in Corso delle Terme a Monte Grotto Terme, prima della gelateria Peter Pan. Bene, Madre Terra, per circa 2000 anni, in una torbiera nella Danimarca occidentale ha racchiuso uno dei più segreti più straordinari dell'antica Europa. Ecco, in alcuni scavi sono state dissotterate in questa torbiera, dove erano rimaste conservate per migliaia di anni due bellissime bighe in legno finemente lavorate. I carri avevano quattro ruote di legno e con una struttura in legno sulla quale una mano esperta aveva intagliato parecchi simboli. Il caldo grembo della torbiera aveva protetto aveva conservato anche la parte lignea di questi carri, e il legno poi è stato constatato che era di ontano. E la cosa più importante è che i riferimenti di questo carro era che, secondo gli esperti, poi stava a significare che trasportava divinità nella terra, ed erano stati sepolti appunto per ringraziare la Madre Terra. Qua il riferimento dice: la processione in cui la Madre Terra veniva trasportata assisa sul carro ci introduce all'idea della femminilità che avevano i nostri antenati e ci condurrà a esplorare la natura. Ecco, all'inizio del primo millennio la città di Roma, che era eccezionalmente moderna sotto tutti i punti di vista, anticipava in qualche modo la società occidentale di oggi. I romani avevano un'ingegneria e una tecnica avanzatissima e disponevano di un sistema amministrativo organizzato razionalmente e di un esercito disciplinato. Il loro rapporto con gli abitanti delle altre regioni nell'Europa occidentale era paragonabile a quello di una nazione occidentale sviluppata, confrontando l'antico ad oggi. Talmente erano sviluppati i romani in quel periodo. E in quell'epoca eravamo noi, ossia i popoli del nord, gli indigeni, i selvaggi, che abitavano nelle regioni più lontane dell'impero. Fortunatamente per noi, cerchiamo di ricostruire a 2000 anni di distanza questa trama. E i romani registravano meticolosamente nei propri scritti le loro impressioni e osservazioni su quei popoli, da loro definiti selvaggi. Un funzionario romano di nome Tacito fu tra coloro che vennero incaricati di documentare i costumi dei nativi, e nell'opera intitolata Germania, scritta nel 98 d.C., si racconta che gli Angli ed altre tribù vivevano lungo la costa occidentale del Baltico, in quella che oggi è la Danimarca meridionale oppure la Germania settentrionale, e partecipavano alla comune adorazione di Nertus, ossia della Madre Terra. La Germania ci dà poi una descrizione completa dell'uso di questi carri di legno decorati con figure simboliche in un'isola nel mare oceano
che c'è un sacro bosco dove si trova un caro simile. Scrive Tacito: a un solo sacerdote è consentito di toccarlo, egli può percepire la presenza della dea quando è là nel suo santuario. Questo sacerdote accompagna il carro con grande reverenza. Quando nel tempo appropriato viene rimosso dall'isola e viene trasportato dai buoi attraverso i territori delle varie tribù. La madre terra nascosta nel carro era festeggiata dovunque e passava in qualche luogo ella degna di onorare il suo arrivo nel suo soggiorno e tempo di fare festa. La madre terra recava la pace perché dovunque fosse portato il carro nessuno va in guerra, nessuno imbraccia le armi e anzi ogni arma viene risposta. Solo in quel periodo si conoscono e si apprezzano la pace e la quiete, finché la dea, dopo aver goduto abbastanza la compagnia degli umani, viene ricondotta nel suo tempio dallo stesso sacerdote. Dalle parole di Tacito sembra che i soggiorni della dea nelle varie località furono piuttosto lunghi, certamente più di qualche ora, forse di più di qualche giorno, perfino di qualche settimana, poiché durante la permanenza nessuno va in guerra. La vista di quel carro decorato e ricoperto dai drappi che passava di villaggio in villaggio deve essere stata comune in tutta l'Europa occidentale, presumibilmente in giorni o stagioni assegnati a questo rito. Sappiamo che il culto della terra fiorì in almeno 7 grandi gruppi tribali e si è esteso fino al sud-est dell'Europa, dove Cibele, la dea siriaca della fecondità, veniva anch'essa trasportata in giro per la campagna. San Martino, nel IV secolo d.C., ci parla dell'immagine di Cibele che, coperta da tendaggi, viene trasportata per i campi dell'antica Gallia. Perciò il culto della dea Nertus, madre terra, e delle dee ad essa corrispondenti non solo trascendeva i confini dei gruppi tribali ma anche di tutte le popolazioni. La gente credeva la madre terra fosse in qualche modo presente nascosta nel carro e il ruolo del sacerdote, una figura che oggi giudicheremo simile a quella di uno sciamano, era di interpretare i messaggi che la dea inviava alle comunità visitate. La madre terra, Nertus, incarnava il potere della femminilità, o meglio, lo simboleggia, perché è priva di corpo fisico. La dea è materialmente invisibile, ma è immaginata come una donna ed è accompagnata da un sacerdote e non da una sacerdotessa. E il maschile, anzi, il maschile sacralizzato di un sacerdote è consultare ritualmente la dea a provvedere alle sue necessità. La dea è tenuta in un luogo segreto, in un'isola, immune dall'aggressione gueresca dell'aspetto maschile della psiche culturale e quanto è necessario più probabilmente in periodi calcolati secondo il calendario lunare. La dea viene letteralmente portata fuori in carrozza. La madre terra è la potenza fondamentale e i combattimenti cessano solo quando ella è presente. Non si tratta solo di una tregua nelle scaramucce tribali, ma di un cambiamento nella mente e nel cuore rispetto alla normalità. La madre terra sembra portare luce nelle tenebre. Viene consultata dal maschile e lo domina, regna su di esso con la propria presenza e fa sì che i vizi maschili vengano frenati e sospesi. Anche la madre terra è trattata con reverenza dallo sciamano che l'accompagna e l'avvento della pace è accolto con grande favore. Le cerimonie in suo onore non sono improntate con una serietà austera. Tacito scrive che dovunque Nertus, madre terra, si degna di fermarsi ed è tempo di fare festa. È chiaro che l'arrivo delle forze del femminile in maniera così potente suscita il desiderio di festeggiare, come se il mondo della guerra, dello scontro dominato dal principio maschile, brami la festività gioiosa e soffra per la maledizione della lotta, che può essere allontanata solo quando è presente il potere della pace derivante dal femminile. Al termine della visita della dea, quanto si può presumere che le forze maschili tornino di nuovo a prevalere,
allora si può supporre che le armi tornino a fare la loro comparsa. Come dobbiamo intendere questa immagine della Dea invisibile che, accompagnata nel suo viaggio sacro da un sacerdote, porta la pace dovunque si ferma? Innanzitutto è chiaro che la Dea è una potentissima forza pacifica e che rappresenta il principio femminile. Qui sono in gioco due aspetti. Uno è quello dell'archetipo e mitologico, nel quale certe tendenze e punti di vista, certe energie e passioni sono tipizzate come femminili o maschili, pur essendo presenti in vario grado in ognuno di noi. Altro è la identificazione del genere sessuale con i principi mitologici. Certamente i nostri antenati non rifugiavano da quest'ultimo aspetto. Essi distinguevano nettamente tra i sessi in alcune sfere della vita, apportatrici di pace che la madre terra piuttosto che in qualche padre terra. Ma ci sbaglieremo di grosso se pensiamo che nella psiche dei nostri antenati la natura della madre terra fosse concepita come quella di una presenza dolce, quieta e rendevole. Al contrario, nell'accordare la pace la Dea esigeva che si pagasse un prezzo. Tacito ci racconta cosa accadeva a conclusione delle feste quando il carro contendente la madre terra veniva riportato nell'isola del Bosco Sacro. Da qui aveva in origine iniziato il suo viaggio. Ettore, che dici? Se vuoi c'è una telefonata. La sentiamo. Sentiamola. Sì, pronto. Niente, l'ascoltatore. Pronto? Niente, troppo tardi, ha riattaccato. Il rito conclusivo era incredibile e spaventoso. Dopodiché, che il caro, il drappo, e se vi piace, credetemi, la stessa Dea vengono immersi in una misteriosa piscina. Il rito è eseguito da schiavi. Che... Ecco qua, aspetta che... Okay. Pronto? Sì, Paolo. Sì, ciao. Scusa un attimo che basta. Bassa la radio. Sì, sì. Mai mi sarei aspettato di essere all'unisono con voi, che io sto proprio da molto tempo pensando al Dio femmina. Ma proprio... Forse sarà perché giro molto per campi con la mia lupa e gradualmente sono entrato proprio in quest'idea della Dio femmina. Proprio, e mi chiedevo anche, adesso sarò anche banale, perché noi abbiamo le mammelle? Perché? Perché nasciamo tutti femmine dentro al grembo materno, e un medico potrebbe dirlo molto meglio di me. E questo mi affascina veramente. Dovrebbe affascinare anche quelli che portano la tonaca, perché anche loro escono con le mammelle e stranamente nascono da una donna. Non si sa perché, vero? È una sfortuna che gli è capitata. Sì, sì. È il loro karma che gli porta questo. Sì, sì, il karma è sempre il karma. Ma allora il karma dovrebbe karma. Essere... Quando hanno un karma negativo... Gianpaolo. Non solo il karma per quando dicono loro che va bene così, ma per loro, per me è tutto karma allora. Sì, ma secondo me il karma compresa, sfortunato... Compreso il Dio femmina, che per me è lì, e quando guardo il sole, per me il sole bambino, e un mio detto modesto, poco proprio povero è «Nec religio set aqua femmina et helios vitam gerunt», non la religione, bensì la donna, l'acqua e il sole generano la vita. E ho fatto un modesto lavoro di 1,80 m per 1,30 m a olio, così, anni ancora dietro, 3-4 anni fa, e ho fatto proprio la femmina Venere girata di spalle con il sole davanti e con due aquile e un orso polare da una parte. Così io... Forse sarà tutta un'illusione la mia, una bagianata, però sento vicina terra madre, e sono leopardiano in questo. Vi saluto e vi ringrazio, scusate il disturbo. No, figurati Giampaolo. Ma d'altronde noi non possiamo prescindere assolutamente dalla natura, dal mondo, perché vi siamo immersi. Noi non siamo degli osservatori esterni rispetto al mondo, non siamo neanche osservatori esterni della realtà, ma siamo dentro, ci siamo immersi nella realtà. Perciò noi siamo dentro e la realtà ci è attorno,
ed è una realtà tangibile. È inutile perdersi nel tempo in chissà quali teorie astruse. Il fondamentale è sempre essere sempre attenti alla realtà. È sempre molto conciso, nei suoi... E sai, è merito del suo karma. Sì. Ovviamente questo non è un lavacro normale, non è un semplice modo di detergere il carro dalla polvere, il fango e di pulire il panno che lo ricopriva. Si tratta di qualcosa di molto più importante. La madre terra e il suo carro vengono immersi in una piscina segreta. E questo significa un lavacro rituale, una purificazione spirituale dalla contaminazione della società che la Dea ha visitato, ha consacrato e sacralizzato. C'è un prezzo da pagare per la visita della presenza femminile, apportatrice di pace. Gli schiavi che la detergono vengono messi a morte per annegamento nella stessa piscina, in modo di non poter mai rivelare gli intimi segreti della Dea, come se l'atto finale della visita della Madre Terra sia letteralmente quello di affondare il maschile, di ucciderlo. Gli schiavi vengono sacrificati in suo onore. Siamo stati abituati nel nostro secolo a religioni che hanno giustificato in nome di Dio le stragi di massa delle guerre moderne, ma forse il sacrificio intenzionale di singole persone ci sconvolge maggiormente per la natura più intima e diretta del gesto. L'annegamento degli schiavi chiude la cerimonia con un gesto inquietante e insieme riequilibratore. Nella cultura del Wird si riconosce che le stesse forze che portarono la pace potevano anche portare la violenza, che le forze che portavano la vita potevano anche portare la morte. La conclusione del rito della Madre Terra può turbare la nostra mente, ma è un esempio significativo dell'equilibrio delle forze su cui si regge la vita. La forza vitale era qualcosa che veniva riciclato. Ovviamente questo non significa che ci auguriamo di tornare indietro a un simile rito, ma se consideriamo la processione della Madre Terra come un viaggio dentro la psiche, una visita periodica alle forze del femminile per contrabilanciare le nostre aggressioni maschili. Quali schiavi interiori dobbiamo sacrificare come omaggio alla visione, al riconoscimento e al sollievo che si sono procurati dalle celebrazioni della pace dentro a noi stessi? A cosa dobbiamo rinunciare per scorgere l'essenza della vita, per esperire il beneficio e la gloria della sua benedizione? Teniamo in mente questa domanda mentre esaminiamo un altro aspetto della terribile importanza e responsabilità della Madre Terra. Abbiamo parlato della presenza della Madre Terra che porta la pace, scaccia la guerra e la sostituisce con la festa. Abbiamo considerato la sua presenza benedicente per il ciclo agricolo, per la fertilità e l'abbondanza. Oggi alcuni antropologi ritengono che nelle nostre società indigene sopravvissute la riverenza, i riti, le celebrazioni, le ingiunzioni e i tabù. Il desiderio di compiacere le divinità e di propiziarsele sia una forma di superstizione alimentata dalla paura. E chi ci ha messo questa paura? Punto di domanda. Certamente per i nostri antenati l'idea della Madre Terra era potente e poteva incutere paura, così come nella successiva cosmologia cristiana i fedeli potevano essere impressionati dal timor di Dio. Ma non era una paura servile e umiliante a indurre i popoli dell'antica Europa a eseguire i loro riti che, dopo tutto, vennero definiti celebrazioni e festività dagli scrittori romani e dal clero cristiano. No, i nostri antenati sentivano l'amore della Madre Terra. L'amore era la moneta con cui la Madre Terra regolava i suoi rapporti con ogni forma di vita. La prima identificazione della Madre Terra con Artus e con altre divinità tribali equivalenti mutò nel corso dei secoli. Nell'Europa nord-occidentale divenne una dea chiamata Frigg. Questo nome
significa amore. Frigg incarnava la vitalità della terra, i poteri della madre terra di alimentare e dare vita. In realtà Frigg era una dea così importante e il suo significato e la sua influenza su tutti gli aspetti della vita erano così grandi che ella assumeva molte altre forme, ciascuna delle quali rappresentava una delle sue varie qualità e responsabilità. Era come un cristallo dalle molte facce. Ogni faccia aveva un nome diverso e un potere diverso. Saga, Eir, Jeifull, Frulla, Freya, Siofon, Lofn, Var, For, Sin, Snotra, Hil, Gna, Nana, Sif e Idum. Gli studiosi ritengono che tutte queste divinità rappresentino aspetti di Frigg o della Madre Terra. Sette di esse lo sono chiaramente, mentre le altre sono personificazioni di attributi di Frigg, che ricaviamo dai loro nomi, per esempio Siofin, dal norvegese antico Siafni, che significa colei che desidera amore, e Snotra, dal norvegese antico Snort, che significa saggia, prudente. È possibile che queste deità così nominate rappresentassero Frigg in diversi stadi della femminilità, analoghi al trascorrere delle stagioni durante l'anno. La dea appariva ora come vergine, ora come sposa, poi come madre, matrona, vecchia e così via. Frigg significa amore, ma non nel senso di amore platonico. Frigg era anche la dea del desiderio sessuale. La fecondità della natura si identificava con il sesso e Frigging, ancora oggi, a mille anni di distanza, è un termine gergale che in inglese significa atto sessuale. Immagini di Frigg incise e modellate nel legno avevano un carattere apertamente e oltraggiosamente sessuale ed erotico. È chiaro che la qualità produttiva della natura veniva vista nella energia vibrante della sessualità e la libidine sessuale giocava una parte concreta nelle celebrazioni della madre terra, ed è anche molto probabile che le espressioni di questa libidine fossero regolate o favorite solo a condizioni specifiche, per esempio in periodi di festeggiamenti per celebrare divinità femminili o in cerimonie accettate dalla comunità. Nella letteratura o nell'iconografia non vi sono indizi che suggeriscono che si indulgesse alla libidine solo per capriccio individuale. Anche se tutta la vita veniva vista come un aspetto della sessualità, questa visione non aveva nulla in comune con la prospettiva del freudismo odierno, che mira a interpretare in chiave sessuale il simbolismo psicologico dei fatti della vita quotidiana. La concezione del weird sembra piuttosto simile a quella del tantrismo e di altre discipline mistiche e spirituali, nelle quali il rapporto sessuale umano veniva sperimentato come un simbolo delle più grandi forze della natura. Pensa, Ettore, ultimamente hanno fatto una scoperta in cui si diceva che gli uomini antichi dell'età della pietra avessero un rapporto solo per la procreazione. Da quello che si sta scoprendo, che sta emergendo, si risulta che avevano anche loro una specie di Kama Sutra e che la sessualità non era vista solo con lo scopo di procreazione, ma che rientrava nel discorso del piacere, del desiderio. Di conseguenza erano più evoluti di quanto se li vogliono fare raffigurare. Sì, ma poi sai, questa raffigurazione chi è che l'ha data? Sì, beh, sempre le regioni monoteistiche che hanno soprattutto problemi col sesso. E infatti... Nessuna diciamo, civiltà antica prima del monoteismo aveva mai avuto problemi con il sesso. La nostra generazione, io mi ricordo quando si andava in chiesa, perché era così, no? Guai, non vi dovete toccare, non vi dovete masturbare, non vi dovete... Sì, ma di farsi. Non vi dovete... Sì, ma poi la fobia del sesso era terrificante. Sì, ma difatti appunto rimane ancora adesso, insomma, perché purtroppo quella mentalità non è che sia sparita, stare un attimino più attenti nel presentare una faccia un po' più simpatica, ma in realtà rimane ancora quel problema con la sessualità. Perché se tu pensi da vai a dire ai bambini del peccato, cioè bambini che non sanno neanche cosa è il peccato. Infatti l'amore, la libidine e il sesso incarnavano l'idea di libertà. Per comprendere la ragione dobbiamo tornare brevemente a considerare le cerimonie agricole per le messi.
La concezione psichica del mondo sottesa alle celebrazioni sciamaniche. Comunque, vedi, anche detto su questa cosa, io no, purtroppo. James Fraser ha fatto la deformazione di intendere tutti quanti i riti antichi legati all'agricoltura. Sai, il famoso ramo d'oro di Fraser che ha commesso più danni che benefici, però non è vero che tutta la ritualità antica fosse legata all'agricoltura. Esisteva una similitudine, una vicinanza, ma non era finalizzata né derivante solo dall'agricoltura. È stato Fraser che nell'Ottocento ha introdotto questo concetto così perverso che era soltanto di derivazione agricola, molte cose. Perciò lì bisognerebbe stare lì anche nell'antropologia, sì, a pulire un po'. A pulire. C'è una telefonata, poi che facciamo passare. Sì, sentiamo. Sì, pronto? Sì. Sì, ciao. Scusa, Giampaolo ancora, scusami. No, dimmi. Io mi chiedo in questo momento cosa succede quando abbiamo escluso qualsiasi istinto. Perché tanti aborriscono l'istinto. Ma io non mi posso, chiedo, scusa. Ma la natura, che non ha la mente, che non ha l'anima, che non ha niente, la natura è circostante, no? Come mai va con l'istinto? E noi altri abbiamo bisogno di cibarci di questi esseri istintivi. Ma Giampaolo, secondo te noi possiamo rinunciare all'istinto? Cosa dici tu? No, assolutamente, noi viviamo ancora con l'istinto. Che ci inganniamo, ci diciamo che siamo razionali, ma in io realtà... dico sempre il mio cognome non è casuale, secondo me. Sì, qualcuno mi ha chiesto, ma ti sei informato da dove deriva? Non lo so, perché l'orso che corre o l'aquila, e io sono legato a questi esseri. Io dico, no, la mucca che non ha l'anima, che è... cosa vuoi che sia, a livello evolutivo è vero, dai. Non è neanche il peccato, scusa Giampaolo, non è neanche il peccato originale, puoi pensare alla mucca. Ma io mi chiedo, no, la mucca potrebbe dire, io senza di te, finalmente sei andato fuori di coglioni. ma noi altri possiamo dire altrettanto di quell'essere che non ha l'anima, che a livello zero, evolutivamente, come mai non possiamo fare a meno? Di tutte quelle piante e di tutte quelle alghe che ci danno l'ossigeno. Giampaolo, o di tutte quelle piante e quelle alghe che ci danno l'ossigeno? Sì, cosa dici tu? Cioè io mi faccio queste piccole domande, tutti che aborriscono l'istinto, sì, ho detto. Io per esempio quando da bambino saltavo giù dal primo piano sui mucchi di sabbia da casa mia lì, quando c'erano i muratori, ascoltavo solo l'istinto. No, ma difatti bisogna abituare, ad esempio, le persone ad ascoltare il loro istinto. Bravo. Perché istinto. Il loro istinto è più intelligente della loro intelligenza. Quando saltavo con l'asta, io ho imparato a saltare con l'asta con l'istinto. E quando il mio corpo mi diceva va, io andavo. È male questo, perché il corpo, insomma, è materia, dai. No, ma non so perché abbiamo bisogno di un misero corpo per comunicare fra di noi altri. Quel Dio che sta, come dice Roberto Vecchioni, ma che razza di Dio c'è nel cielo, sta giocando col nostro dolore ed è lì che si frega le mani. E io invece preferisco l'istinto, preferisco le cose piccole. Giampaolo, posso fare un gioco di parole? Pensando che ci sia un Dio nel cielo, creiamo il nostro dolore. Cosa dici? Ho i miei dubbi. Vi ringrazio. Ciao Giampaolo. Ciao. Sì, beh, sai, le cose sono molte e soprattutto io invito sempre a recuperare l'istinto, perché è basilare per la nostra vita, cioè nel senso che proprio la nostra vita è basata sull'istinto, e se perdiamo questo perdiamo moltissimo della nostra vita. C'è un'altra telefonata. Sì, pronto? Pronto? Ciao Francesco, sì. Sono Gigi. Ciao. Niente, volevo così usare un attimo la logica circa determinate posizioni della Chiesa Cattolica, dei suoi... Beh, saremo però un attimino in trasmissione sul mondo celtico, no? Non so, beh, comunque di pure. No, è che mi sono ricollegato al discorso che ha fatto Giampaolo, su cui mi trovo d'accordo, circa l'istinto. Sì. Allora, si viene a dire che c'è sopra un Dio infallibile che in quello che fa, in quello che pensa, in quello che crea, non sbaglia mai perché è l'assoluto, quindi è assolutamente infallibile, giusto? Sì, secondo loro. Ecco. E se è così infallibile, perché ci ha dotato
di cose tal tanto sbagliate e riprovevoli, quali l'istinto, quali provarci gusto quando si fa sesso, determinate cose. Praticamente lui ci ha dato degli organi genitali dicendoci: ma non state, non adoperateli, non usateli. Quindi dove sta l'infallibilità? O ha sbagliato lui, o non esiste, o sbaglia la Chiesa nell'interpretare come sbagliati determinate azioni o l'operato del Dio infallibile. Sai, loro non esiste risposta dal punto di vista cristiano a questa cosa, loro ti risponderebbero il mistero della fede. E gli rispondo mistero della Fender perché sono un chitarrista. Meglio il mistero della Fender che il mistero della fede. Appunto, preferisco sviscerare quelli e imparare a suonare meglio la chitarra. Concordo con te. Comunque, quanto dice poi Franco Carraro, anche quello lì è un discorso da approfondire, quello dell'assoluto che include tutto quello che esiste, quindi anche le cose brutte, negative, il male, eccetera. È assurdo dire che sono cose separate. No, ma non si può separare niente nella vita. No, perché l'assoluto o include tutto quello che esiste, quindi anche il male, e quindi tutto quello che è esterno e non essere, non esiste, non c'è. Sì, no, cioè, tutte le cose che esistono esistono, di conseguenza non sono né cattive né buone, ma esistono. Sì, appunto. Sono discorsi totalmente illogici, solo che di fronte a questo il prete di turno, o il cattolico fervente di turno, o scappa. Ti risponde il mistero della fede, perché non ha risposta. O si arrabbiano, che la reazione sì, si arrabbiano sempre. Argomenti. Va bene. Bene. Ciao. C'è una telefonata. Sì, pronto. Ancora, scusa la replica telegrafica. John Barrow e Paul Davis li conoscete? Sì. Docenti universitari internazionali a Cambridge e Oxford, no? Ti chiedono: ma se voi foste stati al posto di Dio, non avreste fatto un po' meglio il mondo? Ciao. Ciao. Se fossimo stati al posto di Dio, non avremmo fatto un Dio così sciocco. La concezione psichica nel mondo sottotesa alle celebrazioni sciamaniche dell'Europa antica diventa più comprensibile se esaminiamo quel significato delle messi dei cereali che comporta un isomorfismo tra la natura e l'umano. Si tratta di una delle tante connessioni e persino integrazioni della dimensione cosmica con quella personale che erano proprie della cosmologia del Weird, l'azione del Sole, della Luna, della Terra, nel suscitare la forza vitale, la scintilla della vita, che era concepita come identica sia in relazione... Scusa Ettore, c'è una seconda telefonata, la facciamo passare. Sì, pronto? 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 Niente. Niente. Bene. So che di solito c'è anche gente che cerca di rompere le scatole. Allora, l'azione del Sole, della Luna e della Terra nel suscitare la forza vitale, la scintilla della vita era concepita come identica sia una relazione ai campi, alle messi, sia in relazione alle persone e alla vita umana. L'idea... Ti fermo ancora, c'è una telefonata. Vediamo se... Se era quella. Allora. Sei pronto? Cosa? Cosa? Hai bisogno di aiuto? Ciao. Hai bisogno di aiuto? Vabbè. Bene, il nostro ascoltatore l'abbiamo comunicato il suo bisogno di aiuto, possiamo proseguire. Va bene. Questo probabilmente ha bisogno di un psicologo. Ma non sai. Forse aveva bisogno di non esistere. Ciao. L'idea centrale dietro il simbolismo delle messi era che il seme della nuova vita risiedeva nella testa, fosse la testa della pianta di grano o la testa degli esseri umani. Posso interromperti una cosa? Se volete un bellissimo lettura sul discorso della testa, della morte della testa, prendetevi Le origini della cultura europea di Onias. È un libro che costa 90.000 lire. È un mattone gigantesco, cioè un mattone nel senso che è veramente un volume gigantesco, e c'è un bellissimo capitolo sul simbolismo della testa. È meglio che replichi il nome. Onias. Onias è appunto le parole della cultura, le origini della cultura europea.
Lei veramente merita. Se magari qualcuno ci sta ascoltando, prende. Sì, ma proprio perché anche che, tra l'altro sul simbolismo affronta che anche altri oggetti sono importanti. C'è un'altra telefonata, diamo il via anche questa. Sì, pronto? Ciao. Le origini cultura europea? Onias. Onias. Se si scrive Onias. È l'autore? Sì. Con due N o una? Una sola. E il nostro Ivano non poteva mancare. Forse l'origine della cultura europea, sì. Quando non ho mai sentito. No, dico, è un libro che merita, ti dico se sì, sì. Ci sono dei, lui fa un'analisi su un sacco di simboli. Ho capito. E però ti dico, io lo considero su alcuni testi un capolavoro. Bellissimo, bellissimo. È recente oppure? Non è recentissimo, però è un libro importante dal punto di vista, diciamo, della cultura ufficiale. Ed è un libro che merita, insomma. Casa editrice? Mi sembra che sia Longanesi, mi sembra. Ma che è costosissimo, Ho sentito. Perciò, dico, io ti ho parlato in lire, perciò vuol dire che ce l'ho prima dell'avvento dell'euro. Prima del 2000. Era in lire? Sì. Ah, buono. Però a uno che ama il simbolismo, che vuole capire l'origine di certi simboli, il valore di certi simboli, è per me essenziale. Se un libro, se un'opera. Ci sono due descrizioni dei simboli e ci sono dei passaggi che sono delle poesie. Sì, sì. Se un'opera, no, qualunque opera d'arte, vale la pena, io dico che vale la pena, insomma. Cioè, se un'opera d'arte vale la pena. Guarda, io ci sono dei capitoli di questo testo, che pure se è un testo filosofico, di una poesia, di una potenza evocativa, che ti spiegava il significato di tante cose, tipo della pelle e così via, della testa, che ti fa venire la pelle d'oca. Ho capito. Cioè, perfetto. Bene. Okay, grazie, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, Ettore. Ciao, ciao. Ciao. Allora, dal capo promana l'essenza della vita. Questa idea oggi è scomparsa, sopravviveva fino a epoche recenti, in modo di dire tedesco per significare che qualcuno è intelligente, era... ai chicchi di grano nella testa, e il chicco è il seme, è l'essenza della vita intelligente. Un tempo era un'usanza molto diffusa in Inghilterra, ma anche qua, e nel continente, di considerare l'ultimo covone del raccolto come lo spirito del grano, ciò che rappresenta l'essenza sacra del grano, ossia la dimensione che va oltre l'uso pragmatico del cereale. Il fiore o frutto di una pianta è chiamato la sua testa. Il rito prevedeva che lo si tagliasse, che si mozzasse il capo o si tagliasse il collo dello stesso spirito del grano. In tal modo si reclamava quella parte della pianta da cui scaturiva la scintilla della vita, mietendo e raccogliendo la sua potenza. Molte culture antiche praticavano i riti legati alla semina e alla mietitura collegati con questa credenza. Pensa, sul discorso dell'empio del grano ci sono altre due osservazioni interessanti. Un vecchio testo di Ezra Pound che parlava di Demetra e di Cerere, e un testo più recente di Davide Lopez Pedraza, che parlava sempre di Demetra, diceva: secondo voi Demetra, che è così legata al grano, può essere compresa da un cinese che non ha il grano? Che non ha il grano. Perciò ci sarebbero anche i miti che hanno un genio del luogo, che sono legati al grano. Cioè l'importanza che ha il grano per noi, logicamente, è la valenza, il modo di coltivazione, il modo di mantenerlo, sarebbe ben diverso rispetto al riso, ad esempio, dei cinesi. Diceva, Demetra è una divinità globale o è una divinità specifica del mondo europeo? E qui sarebbe da aprire delle voragini di discussione su cui buttarsi dentro. Abbiamo 4 minuti, Ettore. Ecco, io volevo finire così, visto che hanno gradito. Posso dire due cose? Allora, io ringrazio qua Torix, il druido, che ha mandato 3 pagine su Giulio Cesare e la serie di Alesia, che le passo a Ettore, che visto che è dell'argomento. Lo ringrazio. Altra comunicazione di servizio per Claudio. Claudio, ho preso sul CD e mi arrangio io ad avvisare Giuliano che ho il CD. Perciò non ti preoccupare, visto che c'è il numero del telefono, gli do io uno squillo. 3 minuti. 3 minuti, ecco, io ne approfitto, visto che è qua anche l'amico Stefano, che poi continuerà lui la trasmissione.
Ecco, volevo, visto che alcuni ascoltatori hanno gradito le poesie di Pieralba Merlo, di leggerne alcune perché anche secondo me sono molto toccanti. Veglia d'armi. Domani giorno sarà della battaglia finale. Ardono i fuochi nel campo in questa lunga notte, ma nel vento saliranno più sospiri che faville. Sono sceso al fiume. O dei, perché avete messo tale immagine sulla mia strada? Proprio stanotte che il cielo ha liberato tutte le sue stelle. Lei è là, china che sciacqua, e pian piano l'acqua si colora, si porpora. Ora lo so, sono certo. Così, come il respiro lento della risacca, scandisce il tempo, che non mi sarà dato di invecchiare, di vedere i figli dei miei figli, ma sarò ricordato come un valoroso guerriero. Domani giorno sarà della battaglia finale. Bene, Ettore, salutiamo, perché ormai il tempo corre. Salutiamo, ormai... Vuoi dare il tuo numero di cellulare? Che cosa sì, do il mio numero di cellulare, magari chi poi è interessato anche, perché noi stiamo raccogliendo adesioni come associazione che, sai, noi facciamo rievocazione storica, ci mettiamo in costume, a volte quando qualche comune ha qualche soldino, magari ha anche piacere di rievocare i tempi antichi. Ecco, noi siamo un gruppo che all'occorrenza siamo anche in 25, rievochiamo il periodo celtico, paleoveneto, romano, all'occorrenza, e adesso ci stiamo attrezzando anche per fare il primo medioevo, come vedi. Allora, ecco, il cellulare è 335 52 97 743. Il saluto che do a tutti e che dea Reitia vi porti tanta salute e abbondanza. Buonasera. Ciao a tutti, ci sentiamo giovedì, vi lascio con Stefano.